E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui contentissimo insieme ad Andrea. Salve a tutti ragazzi, io sono Andrea, il migliore amico di Caricamente, e andrò ad aiutarlo in questo nuovo progetto che stiamo facendo insieme. Lasciate 2000 mi piace per continuare il progetto. Ragazzi, nello scorso video mi avete lasciato 3000 mi piace e sono veramente contentissimo di questo. Grazie per tutto l'affetto e comunque per il supporto per la serie, ecco. Quindi se volete continuare la serie, altri 2000 mi piace e let's go. Esatto, lui è il proprietario del vecchio Zip con cui avevo iniziato una piccola serie che tra l'altro non abbiamo terminato, quindi termineremo a breve, anche perché lo Zip ha dei piccoli problemi che dovremmo risolvere. Ci sarà un nuovo video in cui spiegheremo un po' quello che è successo nel tempo e perché è passato tipo un anno tra un video e l'altro. Esatto. E tutto ciò che ci sta dietro, diciamo. Io innanzitutto lo ringrazio per le carene, mi ha aiutato veramente tantissimo, sia per carteggiare, verniciare eccetera, e adesso appunto vi racconterò come abbiamo verniciato le carene e il metodo appunto che abbiamo utilizzato, anche perché questo scooter non verrà utilizzato in strada ma in pista. Bene ragazzi, prima di iniziare il video comunque devo dire che uno, non sono un preparatore, non sono un carrozziere, non sono un meccanico, assolutamente. Sono solamente un appassionato che dopo tanti anni, circa una decina di anni, sta realizzando il sogno appunto di creare uno Zip SP. Se pensate di imparare qualcosa da questi video, probabile, ma no, perché non sono un esempio appunto adatto per fare una cosa del genere. Qui in questo canale troverete ignoranza totale. Bene ragazzi, allora per la verniciatura delle carene comunque abbiamo utilizzato un metodo diciamo abbastanza spartano, anche perché sicuramente mi pianterò alla prima curva o alla seconda, non so, magari facciamo un po', scrivete nei commenti a quale curva magari mi stenderò e poi vediamo un po' chi ha indovinato vince uno Zip SP. Abbiamo utilizzato una verniciatura nero opaco per iniziare comunque, anche perché è una verniciatura abbastanza semplice, le bombolette costano poco e l'abbiamo verniciato così. Abbiamo praticato dei fori sia nella parte anteriore, anzi nella carena anteriore c'erano già dei fori ma li ho migliorati. Perché adesso vi farò vedere un attrezzo che per fare fuori è fantastico. E anche per quanto riguarda il bauletto, anche perché dovremmo montare dei radiatori del KTM. Dovrebbero arrivarmi, una volta che mi arrivano i radiatori comunque ho quasi tutto per montarlo. Mi manca solamente la barrenatura del blocco e ho finito praticamente. Comunque per quanto riguarda carburatore, questo, quello, sì ragazzi, non è nulla di definitivo. Quindi andremo a cambiare sicuramente questi pezzi. L'elaborazione che avete visto nello scorso video non è quella finale appunto del mezzo, ci saranno altre cose che dovrò acquistare, è un progetto abbastanza dispendioso. Adesso andiamo subito a preparare le carene e le andremo a verniciare, però vi faccio vedere cosa abbiamo fatto, è praticamente il racconto di una storia questo. Procediamo scartavetrando carene, cupolino e cerchi. Poi cerchio. Altre plastiche. E altre plastiche. Ok, per quanto riguarda i cerchi, io li ho sempre desiderati giallo fluo perché mi piacciono. Spettacolare. Preciso il racing proprio. C'è una moto che sta tirando attualmente fuori. Procedo dando una mano di bianco per quanto riguarda i cerchi, perché volevo farli giallo fluo. Era un sogno verniciare i cerchi, perché non l'ho mai verniciato. C'è stato il Phantom che lui mi diceva sempre: devi fare cerchi arancioni, devi fare cerchi arancioni. Non l'ho mai fatti perché avevo la paura di, una volta magari verniciati, che riuscivano un po' una merda, perché magari con sporcizia cose, quindi riuscivano a merda. E quindi non l'ho mai verniciati. Quindi mi sono armato di bomboletta giallo fluo, che era il colore che mi piaceva di più, e abbiamo verniciato i cerchi. Quindi ho dato un fondo di bianco per rendere più omogeneo il giallo fluo, perché se lasciavo il cerchio carteggiato come era prima mi venivano alcuni punti bianchi, alcuni punti scuri, quindi non copre benissimo questo giallo fluo. Però una volta che passiamo il bianco viene veramente spettacolare,
anche perché dà una lucentezza particolare anche al viene più chiaro, ecco. Quindi teoricamente quando andiamo a dare una mano di fondo o bianca o nera, la finitura poi del colore verrà diversa, poi tutto in base a quante mani passate poi del colore finale, però teoricamente io per verniciare i cerchi giallo fluo ho impiegato tipo due mani massimo, due tre mani, magari la prima un po' più leggera, la seconda bella pesante, e teoricamente dovrebbe durare, anche se quella là posteriore con le frenate non penso che durerà tanto. Lo scopriremo durante i prossimi episodi. Per quanto riguarda le carene, ho utilizzato molto il Dremel. Questo nello scorso episodio l'abbiamo visto nel sottosella per bucare il sottosella. Mi ha aiutato veramente tantissimo. L'abbiamo utilizzato anche per il bauletto. E una cosa, e trovate tutti i link in descrizione, è una cosa che mi è stata veramente molto molto utile, è stato questo kit qui, punte coniche che mi permettono di andare a praticare un foro, qui abbiamo infatti i millimetraggi, praticare un foro per esempio a 16 e poi andare a creare un piccolo smusso, perché qui c'è proprio uno smusso nella punta stessa che mi permette appunto di creare un foro con uno smusso fantastico, quindi la finitura diciamo in generale del buco viene perfetta. Quindi questo, stessa cosa lo lascerò in descrizione, mi è stato veramente utilissimo. Non so se già lo conoscevate, comunque forse una cosa l'avete imparato dal video. Ok, ho utilizzato un trapano normale, questo è la Bosch, ultra vecchissimo, ultra rotto, per praticare fuori. Ho messo questo qua per darmi una misura, però vabbè, alla fine è venuto un buon lavoro. E praticamente nella carena anteriore, non vi faccio vedere mentre andrò a bucare perché ho solamente ripassato i fori che già c'erano, che erano fatti veramente malissimo. Stessa cosa, il ragazzo mi ha spedito queste carene, tra l'altro mi ha spedito a pochissimo, è stato un grande. Aveva forato anche il bauletto, però era riuscito... una cavolata pazzesca. E prendi un'altra cosa. E qui ho forato di nuovo, ho creato dei fori più grandi. Qui infatti possiamo vedere le piccole imperfezioni, però non ci interessa perché tanto alla terza curva sono a terra, quindi a posto. Adesso facciamo la copertina. Ferezza. Bene, quindi questo l'abbiamo solamente ripassato. Invece adesso vi faccio vedere come abbiamo preparato il bauletto. Per prima cosa ho preparato delle dime con Illustrator, con lo strumento pattern di Illustrator. Ho creato delle X per riuscire a forare il bauletto ben centrato, ecco. Col Dremel effetto il primo buco e poi vado a passare tramite questa punta per rifinire il tutto. E il lavoro, ragazzi, è venuto qualcosa di veramente pazzesco. Yeah.
Bene, l'idea mi è venuta tramite una foto che avevo visto dall'Instagram di Polini, che avevo visto questo zip con questo bauletto che era bucato sia nella parte dello sportellino, sia nella parte sopra. Non metterò strumentazione, alcuni mettono strumentazione eccetera, però tutta la strumentazione la metteremo nella parte superiore. Un'altra cosa che abbiamo fatto, abbiamo creato una strumentazione nella parte superiore. Quindi siamo andati a creare un supporto tramite il plexiglass in cui inserire tutte le varie strumentazioni come contagiri, sensore temperature, eccetera, eccetera, per avere un controllo. Diciamo avere tutto a portata di mano, ecco, direttamente tutto sopra. Alcuni mettono magari un termometro nella parte del bauletto, però io preferivo avere tutto davanti a me, in modo che magari se in pista abbiamo qualche problema, magari si rompe la pompa dell'acqua, succede qualcosa, fuoriuscita dei liquidi, queste cose, Il ce ne accorgiamo subito. Il problema problema è molto evidente. esatto. Bene, abbiamo creato in modo molto spartano e non è riuscita una cosa pulitissima come volevamo, al solito, Un perché lavoro noi. grezzissimo, come ci sta, un lavoro pistaiolo. Però abbiamo fatto un ottimo lavoro, la strumentazione monterà tutta e chiaramente vi lascerò in descrizione il contagiri e tutto il resto. Non è un contagiri ultra buono, però alla fine mi tiene la batteria più dello Stage 6 che ho utilizzato nel Phantom e mi conta anche le ore, quindi è fantastico. Magari non conta la temperatura come quello Stage 6, però avendo il termometro non mi interessa. Poi un'altra strumentazione che abbiamo montato è quella del cronometro, transponder, per contare i giri. E chiaramente una cosa che non vi ho detto comunque è che darò il mio pit bike a lui per girare in pista e gireremo in pista lui col pit bike e io con lo zip. Lui come metodo di riferimento utilizzerà il calendario per contare un Calcolare giro. quanti giri faremo, dal Esatto. 31 al 30, dal 27 al 15, Esatto, quindi vedremo. vediamo un po'. Io invece utilizzerò questa strumentazione. Infine abbiamo sgrassato le carene e siamo andati a verniciarle. Sì, praticamente gli abbiamo fatto il bagnetto perché abbiamo passato con la spugna, pelline, così, e l'abbiamo pulito per togliere, diciamo, tutta la polvere formata dalla carteggiatura. Come on.
Ebbene ragazzi, allora ci sarà diciamo un video della livrea, non so perché non so se creeremo una livrea, una cosa, però principalmente mi concentrerò su altri aspetti magari più difficili come Tipo quello il là, non cadere in pista. a parte quello, creare comunque un motore, andarlo ad assemblare per bene, andare a fare le regolazioni per bene, perché nei due tempi soprattutto, vabbè anche nel quattro tempi, comunque la regolazione è molto importante, quindi per farlo andare forte e renderlo appunto affidabile soprattutto, perché magari andare forte inizialmente non mi interessa, però basta che è affidabile e tutto il resto. Comunque, per quanto riguarda telaio, sospensioni, questo e quello, nello scorso video non vi abbiamo fatto vedere niente, ma ci saranno delle novità. Dovrò spendere un bel po' di soldi, un bel po' di Un soldi, bel po' di soldi. però alla fine è un mezzo che ho sempre desiderato, poi ce l'avrò e via. Quindi investiamo, lasciamo 2000 mi piace. Ebbene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, io ringrazio Andrea per il grandissimo aiuto che mi ha dato, spero che questa serie vi piaccia, e ci saranno tutti i link in descrizione, tutte le cose importanti magari le scrivo qui. E nulla, c'è anche il suo canale, che non so se farà video in futuro, vediamo un po' come strutturare la cosa, magari racconterà un po' la sua storia più in avanti. E niente, Ci vediamo al prossimo video e ciao! ciao!